Restate in festa, da bere solo con gli amici. L'obiettivo era quello di dare fuoco e l'esplosione non era prevista. Pochi sanno che cospargendo di benzina un locale i vapori non prendono fuoco ma esplodono. Molto probabilmente l'autore del gesto non aveva idea dell'entità dei danni che avrebbe provocato dando fuoco a quel liquido infiammabile. Il procuratore capo della Repubblica di Lecce, Cataldo Motta, si esprime così e assicura che si stanno valutando tutte le strade possibili per capire le vere intenzioni. Forse una truffa all'assicurazione, forse estorsione, forse un'azione legata a dinamiche diverse. Ogni ipotesi va valutata per riportare tranquillità tra i residenti della zona ancora sconvolti. L'unica cosa certa è il ritrovamento del corpo del 35enne Michele De Matteis, estratto senza vita e con l'accendino ancora in mano dalle macerie, nell'intercapedine tra il garage e i negozi. La gente naturalmente non è tranquilla, ma purtroppo questo può accadere. Ripeto, quello su cui bisogna puntare per tranquillizzare la gente è che in realtà qui c'è stato veramente un errore nell'esecuzione di quello che si voleva fare, dovuto probabilmente a inesperienza. E quindi poi c'è stato tutto questa grossa esplosione con questi danni che sicuramente non erano previsti e forse potevano essere previsti, erano prevedibili, ma io sono convinto che non siano stati, non è il risultato che si voleva ottenere. D'altronde se fosse stata un'estorsione, distruggere il negozio non conviene a nessuno. Lo stabile sembra agibile, da una prima valutazione adesso interverranno i vigili del fuoco, ma probabilmente possono tutti rientrare a casa propria negli appartamenti, non ci dovrebbero essere difficoltà. La gente va tranquillizzata perché è stato un errore, può accadere quando si innescano dinamiche di questo genere e si innescano esplosioni anziché incendi. Questo non vuole naturalmente assolutamente sminuire la gravità dell'episodio, che resta grave, che può essere un segnale ancora una volta di ripresa. Quando voi parlate di sconfitta, di associazione debellata, io ogni volta, come voi sapete, sono molto cauto perché purtroppo non è così. Quando anche sia un fatto legato ad una vicenda specifica di coinvolgimento a fini assicurativi, comunque non sarebbe meno grave per questo e quindi bisogna comunque essere sempre allerta. La gente spaventata e incuriosita si ferma a guardare, i vigili del fuoco ancora in azione, le forze dell'ordine che vanno avanti con le indagini per capire cosa sia successo. In pieno centro, a Lecce, due passi da Piazza Mazzini in via Embriani, oggi si respira paura. Lo sguardo si sofferma su quanto resta del negozio di oggettistica Lista Nozze Sogni, già preso di mira la notte tra il 6 e il 7 gennaio dello scorso anno, ora sventrato, come nel peggiore degli incubi. Un palazzo intero sotto shock, evacuato. Delimitato il boato avvenuto questa notte, ma il caos c'è ancora. Molti danni a negozi vicini, soprattutto il bar Rafael, auto distrutte e vetri ovunque. Una scena che a Lecce non si vedeva da tempo e questo spaventa ancora di più. Ecco la reazione dell'assessore al comune di Lecce Massimo Alfarano, proprietario del negozio di ottica distante solo pochi metri dal luogo dell'esplosione. Noi siamo esterefatti, una cosa inaudita, mai è successa forse nella nostra città e qua bisogna iniziare ad avere paura, bisogna che tutti quanti, le istituzioni, le forze dell'ordine si diano una regolata perché non è possibile. Leggiamo da giorni di queste rapine, di questi furti nelle abitazioni, la situazione forse ci sta un po' sfuggendo di mano, bisogna, ripeto, un attimino e fermarci a riflettere perché non si può andare avanti così. Veramente è stata sfiorata una tragedia. Io quando ho visto il palazzo infiammato fino al quinto piano, veramente ho avuto terrore. Sono ancora scosso, è assurdo, oltre poi, ma questo secondo me è marginale, al danno d'immagine che questa città ha avuto. Stamattina venendo da Santa Caterina su tutte le radio nazionali non si parlava d'altro, quindi una famiglia di turisti bloccata nel B&B. Cioè, incredibile, veramente incredibile, non è da Lecce, forse è la prima volta un fatto così grave nella nostra città e quindi bisogna un attimino fermarsi a riflettere e capire che cosa sta succedendo.
La tensione ora si fa sentire, non mancano le polemiche. C'è chi parla di disattenzione da parte dell'amministrazione comunale nei confronti degli esercenti della zona, una delle più centrali di Lecce. Eppure Raffaele Pedone, dell'associazione Il Quadrilatero, che riunisce negozianti di ben 4 strade, via Trinchese, Oberdan, Zanardelli e Imbriani, parla di totale abbandono che poi si traduce in situazioni d'emergenza come questa. Voi adesso su tutti i provvedimenti amministrativi non siete proprio consultati? Io come associazione di strada regolarmente protocollata e registrata nel 1998 non ho avuto in questa amministrazione comunale, sia da parte dell'assessore Ripa, scusami, che da parte degli altri assessori, di essere convocato una sola volta, e quando io ho fatto presente questo mi hanno sottolineato che noi non abbiamo alcun titolo. Abbiamo chiesto tante volte che si venisse a fare qualcosa anche noi, perché questa zona ormai è diventata una zona periferica. Lei adesso per questo avvenimento sta vedendo tutta questa confusione, ma se lei viene alle 10 non c'è nessuno. Io l'ho fatto presente a diversi consiglieri comunali, l'ho fatto presente anche, mi assumo la responsabilità, al vice sindaco Gianni Carrisi, a cui ho esposto quello che è il problema della nostra zona. Abbiamo soltanto due ragazzi bravissimi, due poliziotti, vigili di quartiere, che poverini alle 20 devono andare via, perché questi sono gli orari, ma noi abbiamo problemi dopo le 20, molte ragazze sono costrette a chiudersi nei nostri negozi per forza, io anche quando abbasso la serranda sto dentro, mi chiudo, perché non siamo tutelati.